Hello girls, allora, ho staccato il video dove mi sono truccata e ora mi accingo a fare la piastra e continuare quel discorso delle sfighe di cui parlavo prima. E mentre mi faccio la piastra. Allora, nell'altro video ho accennato che il fatto che non mi sento la mia età, bla bla bla, e ho detto nonostante comunque non è che io faccio una vita tranquilla, agiata, senza pensieri, senza stress. E quindi vi volevo raccontare cosa era successo in un giorno per farvi capire il livello di esaurimento. Ok, la scorsa settimana si rompe la lavatrice, che è il momento meno come si dice, propizio per scassarsi. Perché? Perché è stato un inverno molto difficile e duro. Perché? Ha piovuto tantissimo, non c'era molto lavoro, quindi non è che io abbia potuto fare granché a livello economico e quindi giustamente non è il momento di andare a comprare una lavatrice nuova. In più, sabato prossimo c'è il battesimo della bambina, quindi potete immaginare il fottio di soldi che se ne sta andando. E quindi io ero disperata, praticamente la lavatrice non mi girava il cestello. Non girava il cestello, è venuto il tecnico venerdì e quindi io già da mercoledì, facciamo che ha smesso di lavorare il mercoledì la lavatrice, e praticamente ho cominciato a lavare i panni a mano. E quindi lavavo soltanto tipo calzini, mutandine, le t-shirt, ma asciugamani, jeans e lenzuola non se ne parla perché viene malissimo. E quindi ho tamponato così. Il venerdì finalmente è venuto il tecnico e mi ha detto la mia lavatrice è vecchiarella, è della Beko, ma è vecchiarella, ma funziona bene. Non è digitale perché io non la voglio digitale. E quindi è venuto, dice, guarda, sicuramente sono le spazzole che sono consumate, perché le ha tolte e ha visto che effettivamente queste benedette spazzole erano consumate. Basta. Dice però guarda che io il pezzo te lo posso mandare a prendere lunedì, che c'è quello che gli va a prendere i pezzi e ci può andare ovviamente lunedì, perché ormai c'è il weekend, quindi io molto felice di questo. Bestemmio in aramaico, basta, questo lunedì prende sti benedetti pezzi, viene alle 8:30 di sera perché ci ha fatto la cortesia, perché io quasi al telefono piangevo. Ed è venuto, è stato bravissimo a venire a quell'ora, diciamo, è venuto proprio fuori, però non si è fatto pagare tipo in più, perché comunque questo è un paese piccolo, ci conosciamo tutti, questo è il suo secondo lavoro, lui e il fratello aggiustano le lavatrici da una vita, ma è il loro secondo lavoro, non è il loro primo lavoro, quindi anche se era stanco del suo lavoro, che comunque lavora in campagna. Stesso lavoro che fa sempre, diverse mansioni, ma stessa, diciamo, stesso settore. E quindi è venuto lo stesso, basta. Sistema sta lavatrice, mette avanti una lavata a 40, dice guarda, avevi il filtro, quello dell'acqua in entrata che ti faceva prendere l'acqua in modo molto lento, invece ora è fortissimo il rumore. Dice guarda, te l'ho pulito, non è più otturato. Ok, siccome era tardi, io sono andata a letto, la lavata a 40 che lui ha messo era quella di cotone a 40 normale, io ho quella eco. E questa dura comunque tanto, quindi noi siamo andati a letto, abbiamo lasciato sta lavatrice avanti perché mi ha detto guarda, fagli fare una lavata con l'acqua calda, dice che perché non è da un po' che non viene usata e quindi andrebbe bene così. Ci abbiamo messo una Tabs di quelle, io ho quelle dell'omino bianco, basta, andiamo a letto, tutte cose. Scendo l'indomani mattina, tutto il bagno allagato, ah, che fece, cioè, il primo posto dove sono andata è stato il bagno. Ora voi vedete che io sto facendo il sopra la testa, ma tanto non è un tutorial, a voi non me ne frega. Basta, vado in bagno per fare la pipì e tutto il cesso allagato. Mi viene una crisi, c'era Sebbio a casa, io ho detto guarda, chiamalo, perché a me la lavatrice non perdeva. Il problema non era che perdeva, il problema era che il cestello non girava. Allora, se già io sono bravissima a truccare, a fare i capelli ancora di più. Quindi da me potete solo imparare, vi potete solo mettere da parte e imparare la mia arte di fare i capelli tipo ciocche tante. Non me lo levo sto vizio di merda che avevo sin da ragazzina, che non faccio ciocche sottili perché mi scoccio. Comunque, basta. Lo chiama, dice, guarda, io posso venire oggi verso le 2:30. Ok, perfetto. Vado in cucina, raccolgo tutta l'acqua, bestemmio in tutte le lingue che conosco. Bestemmio nel senso in greco, bestemmio è
per andare corto, in prego, in tutte le lingue e dialetti che conosco, asciugo tutte cose e nel frattempo tra me e me pensavo che bello, ancora non ho preso manco un caffè. Nel frattempo che io raccoglievo comunque tutta questa acqua, dovevo lottare con Elisabetta che voleva venire in bagno, perché è fissata col bagno, perché le deve aprire il bidet, deve salire sul water e tirare lo sciacquone 90.000 volte. Quindi io nel frattempo dovevo bloccare lei, perché la lavatrice è proprio qua all'entrata, la sentite che sta uciu. E quindi io dovevo lottare con lei, messa a culo a ponte, perché stavo raccogliendo l'acqua con uno strofinaccio. Nel frattempo imprecavo anche, perché ho pochissimi strofinacci, perché guardate io dove vado a finire. Io abito al centro e qui facevano prima il mercato, quindi io avevo una malattia, una fissazione per gli strofinacci dei pavimenti e i tappeti. Io ora mi ritrovo con i tappeti non contati, contatissimi, che se si sporca il tappeto io non ho un ricambio finché non lo riesco a lavare e farlo asciugare. Quindi io che sono la regina dei tappeti, perché mia mamma è la regina dei coperchi delle pentole, perché ha tipo 3 pentole e 19 coperchi. E noi la chiamiamo a regina recupeccia in siciliano. Mio Dio, gli era messo questo. Io invece ero la regina dei tappeti. Ora non ho nemmeno abbastanza strofinacci, perché negli anni, da quando il mercato non lo fanno più qui, ma lo fanno nella zona artigianale del paese, che è dove ci sono tutti i capannoni, che è proprio fuori, vicino al cimitero, io non ci vado più, perché io sono la mongoloide che non... scusate, non si usa questa parola. Io sono la cretina che non guida. Chiedo scusa, ho detto una cosa cattiva e stupida. E io sono la deficiente che non guida e si rifiuta di prendere la patente, anche se ormai ha quasi 40 anni. E quindi non vado più al mercato, quindi sono sempre sprovvista di tappeti in più e strofinacci. Quindi gli strofinacci che avevano usato la sera prima, quando lui ha pulito il filtro e tutte le cose, erano inutilizzabili. Quindi immaginate i coglioni a quanti chilometri orari mi stessero girando. Finisco di asciugare qua, vado in cucina, nel frigorifero, quello che è nel mobile della cucina, quello è in cassa, perché lo sapete ne ho due in cucina, vado ad aprire lo sportello superiore e c'era il freezer che non era chiuso, era socchiuso. Quindi aveva fatto in una notte tutto il ghiaccio fuori, perché ovviamente questi frigoriferi che ti danno con mondo convenienza sono il top di gamma. No che c'è il no frost, direttamente c'era fucking Elsa che stava cantando Let It Go dentro il mio freezer, perché il ghiaccio era ormai non so dove. Quindi altra imprecazione bestemmia, perché ancora io no che non avevo preso il caffè, io ancora manco un bicchiere d'acqua con l'Eutirox me l'ho presa. Cioè io ancora, come si dice qua, manca merda e luoce me l'ho tolta. E già io avevo i coglioni che mi giravano a 3.000, perché avevo 3.000 cose da lavare e non potevo lavare, perché la lavatrice un altro giorno era scassata. E quindi ho raccolto l'acqua mentre dovevo lottare con quella, mentre c'era Emma, ma io ho fame, io voglio la fetta al latte, e rompeva i cojones, mentre mio marito, come tutti i mariti, indovinate dov'era? Nel bagno sopra. Ragazzi, penna pisciata e mezza cacata, non perché lui si è fatto il caffè e se ne è salito, penna pisciata e mezza cacata, non lo so, mezza giornata è stata la sua piscesa alle 11, non lo so, comunque... Basta, quindi io ho cercato di sistemare, prenditele qua il telecomando, ho cercato di sistemare la cosa, nel senso che ho tolto tutto il cibo dal freezer, ho preso la pillola, ho detto vabbè ormai è ghiacciato, 2 minuti più, 2 minuti in meno, non fa niente, avevo anche fame, quindi ho preso subito l'Eutirox, ho mangiato 2 biscotti col caffè e ho detto vabbè niente, ora lo sbrino. Perciò ho fatto bollire 2 pentolini, non lo posso spegnere perché la spina è messa dietro ed è non la presa quella che si stacca dal muro, me l'hanno messa direttamente tipo che questi 2 fili vanno dentro il muro, quindi io non lo potrei manco fare. Comunque si dovrebbe spegnere di norma, ma ripeto, questi frigoriferi fantastici che ti danno nelle cucine mondo convenienza non hanno optional. O il frigorifero sta attaccato oppure muori folgorata, non c'è una via di mezzo, non c'è una via di mezzo. E quindi niente, io ho messo sti pentolini dentro, 2 pentolini piccolini, perché comunque il freezer è misura a casa di Barbie. E basta, ho messo sti pentolini dentro con l'acqua bollente, ho aspettato che diventasse un po' più morbido. Ho messo i guanti perché ho fatto il semipermanente, non l'ho fatto io ovviamente, me lo sono fatto fare da una ragazza. E quindi non volevo rovinare le unghie e quindi ho messo i guanti, questi spessi da cucina, diciamo, quelli per lavare i piatti. Ho messo quelli col coltello e con il raschietto in dotazione che non serve a niente. Con un coltello da cucina sembrava una pazza assassina, quella tipo psycho, perché punzecchiavo il ghiaccio e mentre imprecavo mi dicevo parole io, dicevo parole alla cucina, dicevo parole all'Italia, dicevo parole all'America, dicevo parole a tutti, non c'è, io non,
Non c'è stata una persona che non ho toccato quel giorno, imprecavo, me la sono presa con tutti, ma sempre tra me e me. Che come si dice a Napoli mormuriavo e in siciliano bummuliavo. Bummuliare, sì, bummuliare. Bummuliare in siciliano può significare o che balbetti, se si bummularo balbetti, oppure bummuliare significa quando parli tra te, tipo quando hai una discussione con qualcuno, no? E allora stai bisticciando, io tipo lo dico sempre a Seppi, perché poi tipo lui si allontana e comincia a mormorare, tipo, sto stronzo, e gli faccio da lontano, senti, non bummuliare! E lo chiamo Bubu, perché lo sento di bummuliare, ma io comunque faccio la stessa cosa. E basta, e quindi già questo era. Io mi sono alzata alle 8, sono scesa giù alle 8, alzata, mi sono svegliata alle 7, grazielli. Comunque siamo scesi alle 8 e queste erano soltanto le 9 meno un quarto del mattino. E quindi sono riuscita a sbrinare sto coso, ho riposato tutto quello che era da riposare e poi sono andata avanti con la mia giornata. Però di pomeriggio poi sono successe altre cose perché. Papà aveva il dolore forte, quindi dovevo trovare un infermiere disponibile al volo. Il mio paese è piccolo, non è che ci sono tutti questi infermieri. E quindi 50.000 chiamate. Poi trovagli l'urologo, 50.000 chiamate, il numero verde. E poi su Google a prendere tutti i numeri. E mentre mamma, ma io voglio uscire, io mi scoccio, io mi annoio. E mentre quella che è piccola. Cioè, veramente, ragazzi, ecco, io non mi sento 37 anni anagrafici, ma addosso me ne sento 50.000. Tutti. Che cosa hai combinato? Metti questi. Tieni, quelli piccolini. Ah, i Teletubbies. Tieni, tieni. Tieni il telecomando. Ah, lo sai usare? Usati. Ah, e basta. E quindi quello, ragazzi, in un giorno 50.000 sfighe. Però poi abbiamo risolto. È venuto il signore e l'ha sistemata senza soldi. Perché praticamente si era dimenticato a mettere una guarnizione e a rimettere la guarnizione che aveva tolto e basta, quindi ha sistemato il tutto. Ora la lavatrice sta funzionando, già stamattina ne ho fatte, ieri ne ho fatte due, oggi ne ho fatte altre due. Ora mi restano soltanto quelle più lurdische, come si dice qua, quelle più pesanti da fare, che sono quelle del lavoro di Sebi, che ovviamente sono sporchi di terra, di polvere, di del chimico che buttano sull'uva. Ragazzi, noi non mangiamo l'uva. Noi non mangiamo l'uva perché mi fa troppa impressione, perché siccome ha pellicina sottile, i pesticidi penetrano, non è come le banane o come qualche altra frutta, diciamo con la buccia più spessa, tipo le arance, cose che buttano i pesticidi sopra. Aspettate che dalla scuola di Emma stanno mandando foto. Vediamo. Altre foto. Ah, finalmente una foto decente. Madonna, mia figlia sempre col fidanzato nelle fotografie, che è il fidanzatino in classe. E mia figlia sempre nelle foto così. Non è mia figlia. Vediamo, qua c'è un'altra. Gliel'hanno fatte 50 perché giustamente i bambini fanno quel cazzo che poi. La maestra è di una felicità. La maestra è morta, tipo, sembra morta. Più morta di noi mamme, che ce li dobbiamo sopportare. Comunque. L'hai voluta bicicletta mopedala. No, mio padre mi canta, ti è piaciuto, ti è piaciuto. E poi non so come continua questa canzone. Comunque. E basta, quindi sì, le sfighe. Cosa vi dovevo dire? Più niente, ve l'ho detto nell'altro video. Ora, giù nei commenti, siccome dobbiamo interagire, perché se no non va bene. Che bello questo capello bianco. È sempre lui il bastardo, lo vedete? Guardate dov'è? Brilla di luce proprio questo bastardo, che io comunque lo staccherei. Dove sei, maledetto bastardo? Mi viene male perché dietro non riesco a vedere perché ho tutti sti capelli da emo davanti. Vabbè, comunque facciamo la riga e mezzo perché la linea, la riga di lato è out. Non va bene la riga di lato. Ok. Ok, però quando faccio la riga di lato non si vede più, non si vede più. Ne ho due, uno e due, ne ho due, però io li nascondo. Faccio finta che non esistano.
Comunque, nei commenti stavo dicendo, dobbiamo interagire, quindi nei commenti voglio che mi raccontiate una giornata che vi è successo tipo 50.000 sfighe, che ragazzi si fa per ridere, i dispiaceri, i guai, le cose brutte sono altri. Comunque no. Allora, se veramente, perché quello della lavatrice mi disse, signora, in base alla lavatrice che comunque è economica, andrebbe anche cambiata. Perché? Non perché non funziona, ma perché da 5 kg, ovviamente, prima eravamo 2, io l'ho comprata quando eravamo in 2. Ora siamo in 4, anzi 5, perché io lavo anche i panni per mio padre. Vabbè che glieli lavo a parte a lui, perché devo metterci degli additivi, delle cose, perché glieli devo disinfettare alcuni capi che lui indossa. Molte cose vanno smacchiate, perché facendo la dialisi, mio papà fa la dialisi, molte volte porta le magliette che sono inguardabili, pare che abbia sgozzato un agnello. E quindi, che lavori al macello. E quindi sono tipo 5 persone comunque. Anyway, a prescindere da quello. Che c'è, Giacomini? Ti sei tolto una ciabattina, Giacomina? Vai a prendere la ciabattina, Giacomina. E quindi, se veramente si poneva il problema che io dovevo cambiarla, perché la maestra, la maestra, scusate, sto pensando ancora alle foto. Il tecnico mi ha detto, signora, se lei spende fino a 100 euro, allora ok, ne vale la pena, perché con 100 euro te ne esci e hai la lavatrice che ti funziona. Comunque io devo dire che per me 5 kg non è male, mi trovo abbastanza bene. Non patisco così tanto, a dire mamma mia, no, mi trovo abbastanza bene. Anche perché il mio bagno comunque è piccolo, quindi io non lo so se effettivamente una da 7-8 kg ci entra. Possibilmente sì, però non me ne fotte una minchia di andare a comprare una lavatrice nuova. Non era proprio una spesa che io volevo affrontare. Non sono di quelle, voglio una lavatrice nuova. No, preferirei spendere i soldi in un buon phon e in una piastra. La lavatrice funziona e può aspettare. Anche perché, ripeto, non è il momento, perché c'è il battesimo all'orizzonte e quindi le spese sono tante. Devi fare le bomboniere. Io anzi l'allestimento del tavolo e la decorazione diciamo, del nostro tavolo dove mangiamo i commensali, gli invitati, me lo faccio io e quindi me lo sto sistemando io. Poi vi faccio un po' di video, un po' di foto che metterò su IG. Me lo sto facendo io l'allestimento. Io mi sarebbe piaciuto un arco di palloncino enorme, però sinceramente quando ti chiedono un sacco di soldi, l'ho detto anche nell'altro video, mi gira perché ragazzi è per 2 ore, cioè quanto possiamo stare al ristorante dalle 7:30 che finisce il battesimo, scendiamo, magari ci sediamo a tavola alle 8, alle 10, 10 e mezza ci andiamo. Ma io posso spendere 150 euro per 2 ore e mezza? Dice Erika, ti vuoi passare lo sfizio? Ha da pagare. Vabbè, lo capisco, però preferisco evitare lo sfizio. Comunque, le decorazioni, le cose, me le sto facendo io, che comunque è uno stile che mi piace, anche delle cose che io ho a casa. Quindi non è che devo comprare chissà che cosa. Ho comprato tipo merletti, raffia, queste cose così. Perché sto facendo rustic chic, poi vado a comprare i fiori e queste cose così, perché li avrei presi finti, però poi che cazzo me ne faccio? A me non piace. Non è che poi gli faccio tipo qualche decorazione del compleanno alle bambine rustic chic, le bambine si sa, vogliono sempre qualche tema, tipo ma quest'anno vuole l'unicorno. E quindi non mi servirebbero. Quindi ho detto, vabbè, prendiamoli freschi che sono anche più belli, poi se li portano a casa, perché io li regalo sempre, e finisce là. Comunque ora sono umana. Però sono troppo lisci per i miei gusti, li faccio un po' più movimentati. E che stavo dicendo? Ora prendo il consiglio che mi ha dato una TikToker parrucchiera che mette un po' di hairspray prima di fare la piega. Lei lo fa col ferro, io lo faccio con la piastra. Ma non subito. Mettere un po' di lacca e poi lasciarli stare 2 minuti e poi quando si asciuga fare la piega. Perché comunque sono le 11:10. Comunque, vi stavo dicendo, nei commenti mettete giù le vostre sfighe. Una giornata tipo quella che ho passato io, che era una sfiga dopo l'altra. Ah, anche perché vi stavo dicendo, poi in tarda mattinata ho avuto tutti questi cosi che mio padre mi tartassava, è l'urologo, è quello, è l'altro, che mio padre non chiama nessuno, devo fare tutte le chiamate io. Con la scusa che da un occhio non ci vede, che deve fare la cataratta perché gli è scesa la cataratta. Rompe i coglioni. E quindi Erika così, Erika colà. Poi se vi andate in macchina, che stavo uscendo, stavo andando a portargli queste cose a mio padre, le medicine che gli avevo prese e tutto, e un po' di spesa che voleva fatta, dice Erika Maria, sai, Erika Maria, io mi chiamo Erika Maria, dice Erika, mi sembra che c'è qualcosa che non va nella macchina, gli ho staccato in faccia. Ho
gli ho staccato in faccia, perché gli ho detto: senti, non ci scappano, minchia. L'avrete capito sicuramente se conoscete l'idioma. Gli ho detto che non è giornata, non incominciare con la cazzo della macchina, ci disse picchiminio. Me ne scappo, non voglio sentire più niente, non voglio sapere più niente, non si deve scassare più niente. E quindi questo, quindi c'era anche il rischio. Poi invece è stato un falso allarme, meno male, perché sinceramente non ne potevo più, non ne potevo più di rotture di balle già prima mattina. Quindi nei commenti mettetemi, raccontatemi qualche giornata tragicomica come questa mia. Ecco, e basta. Quindi ora vi saluto perché ho parlato tantissimo. Questa è un'altra tecnica fenomenale, proprio perché io ho spiegato in tutti i saloni del mondo, perché io faccio formazione. Io non è che voglio il boccolo, che io non sono Lady Oscar e nemmeno Maria Antonietta di Francia, però li voglio tipo un po' le punte girate alla cazzo di cane, e devo dire che la tecnica cazzo di cane mi risulta bene, mi viene bene così. Ancora a casa si può tollerare fare la piastra, sta facendo caldino, non più di tanto, però sembra che si stia sistemando il tempo, però noi ancora siamo col trapuntino al momento, perché sopra fa freddo. Poi appena riscalda, appena fa tipo 3-4 giorni, 30-35 gradi in camera mia, si può friggere un uovo a terra. Mi dica, ti sei tolta le scarpe e le ciabattine, manellini. Dit. Cacchio, non l'ha messo, ma io manco ci vedo da qua. Eli, non lo so cosa hai messo a mamma, hai messo tutti quei video cretini che si vede tua sorella. Perché non ti guardi Mrs. Rachel, così impari l'inglese, Eli. Io non ci vedo da qua. Teletubbies italiano, ok, ci vedo. E basta, e qui questo, finisco di fare i capelli, scusate per l'interruzione, non era pubblicitaria ma era di mia figlia che reclama. Ok, ora questi li possiamo sciandere così e facciamo qualche altra. Vabbè, aspetto le vostre storie, che io adoro leggere i vostri commenti, così almeno ci facciamo compagnia tra le nostre sfighe e le nostre, più che altro, più che sfighe sono rotture di cazzo, ecco. Però veramente, se non riusciva quella a sistemarmi la lavatrice, me la dovevo comprare, starei ancora piangendo, perché mi sarei inguaiata malamente. Meno male qualcuno da lassù mi ha protetto, e con una comprata di spazzole ho risolto the problem. E basta, va bene girls, io vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Sto cercando di organizzare un what's in my bag, perché da tanto che lo devo fare. Comunque, mando un bacio e mi sbrigo, perché si sta facendo veramente tardi. Bye girls!